Campo nuovo, stadio rinnovato, la Calciolecco si prepara così alla prossima stagione calcistica. Angelo Battazza, a che punto è la preparazione e quali sono gli obiettivi? Diciamo che la preparazione, cerchiamo di fare una preparazione delle migliori come fanno in Serie C, in Serie B, che abbiamo un mister e un'equipe all'altezza. Come andrà la stagione, cosa vi posso dire? Tutti gli anni voglio vincere il campionato, quest'anno vorrei fare la Coppa dei Campioni, speriamo che sia così, insomma. Cosa si sente di promettere ai tifosi lecchesi? Prometto ai tifosi lecchesi, dopo quei sacrifici che abbiamo fatto qui, possono vedere tutto, possono vedere tutti, il sacrificio che abbiamo fatto per mettere a posto il nuovo impianto, che costa tra le tribune e tutto supera i 600.000 euro, insomma. Io spero che il pubblico capisca cosa fa Lecco e che si avvicinino più alla squadra, perché è un presidentissimo molto caldo, molto, però ha fatto dei fatti, lui ha fatto l'impianto che costa 570.000 euro. E ciò vuol dire che qui dobbiamo tenerlo stretto questo presidente, perché se ci manca questo poi diventa dura. Questo è un presidente che non è vero che qua che là, questo è un presidente che secondo Battazza fa i fatti, non le chiacchiere. Che tipo di intervento è stato fatto sul manto del Riga Monteceppi? È stato tolto lo strato di terreno vegetale che è stato realizzato già negli anni 60 con un sistema sintetico di ultima generazione. La durata è garantita dai 12 ai 15 anni, è un terreno soffice che non si può tra una decina d'anni anche seminare e fare un grande prato verde, ritornare. L'unico vantaggio di questo campo sono gli allenamenti, le partite che si possono giocare continuamente, facciamo 3-4 partite anche al giorno, non ci sono grossi problemi. Quanto riguarda gli spazi, è rinnovato, è tutto nuovo, speriamo che porti bene anche alla squadra. Questo è l'augurio, ecco, è forza Lecco, sì.